Quali sono i piani, le strategie del nuovo governo Meloni in tema economico-finanziario? Lo ha rivelato la stessa Premier proprio ieri nella seduta davanti al Parlamento in occasione, tra l'altro, del primo voto di fiducia che lo stesso governo Meloni ha incassato da parte della Camera. Ebbene, allora analizziamo il manifesto economico di Giorgia Meloni punto per punto. In realtà già qualcosa avevamo intuito durante la campagna elettorale, ma da ieri appunto le principali strategie sono state enunciate direttamente dalla Premier. E partiamo dalla prima emergenza, l'emergenza nazionale che riguarda bollette e carburanti. La Meloni ha parlato di rafforzare le misure a sostegno di imprese e famiglie, un sostegno imponente per creare un argine al caro energia, mentre nel frattempo, per fortuna, arrivano buone notizie proprio sul prezzo del gas, che è sceso costantemente sotto i 100 euro e che, stando alla nota del Codacons, eviterà ai consumatori una nuova stangata e salverà gli italiani dal rincaro del 70% delle tariffe previsto nelle settimane scorse dagli analisti. Ma non c'è solamente il caro energia a preoccupare famiglie e imprese. L'altra nota dolente è da sempre legata al tema dell'inflazione, che, lo ricordiamo, in Italia è salito all'8,9%. Indispensabile, ha detto la Meloni, intervenire con misure volte ad accrescere il reddito disponibile delle famiglie. Allo stesso tempo è necessario anche riuscire ad allargare la platea dei beni primari che godono dell'IVA ridotta al 5%. Misure concrete che dettaglieremo nella prossima legge di bilancio che, lo ricordiamo, va approvata entro il 31 dicembre. E poi proseguiamo con un cavallo di battaglia di Giorgia Meloni, lo aveva anticipato appunto anche in campagna elettorale, ovvero il taglio del cuneo fiscale, una priorità questa del nuovo governo, la riduzione del cuneo fiscale contributivo, perché l'eccessivo carico fiscale sul lavoro è uno dei principali ostacoli alla creazione di nuova occupazione e alla competitività delle nostre imprese sui mercati internazionali, ha sottolineato la leader dei Fratelli d'Italia. Infine, flat tax e riforma delle pensioni, questi invece sono stati insomma dei cavalli di battaglia non della Meloni ma dei suoi alleati. Matteo Salvini e Silvio Berlusconi in campagna elettorale ci hanno puntato moltissimo, vediamo come si è espressa la neo premier in merito. Innanzitutto, per quanto riguarda la flat tax, ci sarà un'estensione per le partite IVA dagli attuali 65.000 euro a 100.000 euro di fatturato, mentre sulle pensioni la Meloni ha ribadito come priorità per il futuro un sistema previdenziale che garantisca anche le giovani generazioni. Infine, chiudiamo con un punto importante, cruciale: il contrasto alla povertà che purtroppo, a partire dalla pandemia, quindi negli ultimi 2 anni, a partire dal 2020, è cresciuta nel nostro paese, in Italia. Ecco, la Meloni ha ribadito il suo punto di vista, che tra l'altro è ormai noto: la soluzione non sta nel reddito di cittadinanza ma nella creazione di nuovi posti di lavoro, soprattutto per i più giovani. È prevista quindi una riforma anche del reddito di cittadinanza, che sarà diverso rispetto a quello messo a punto dal governo Conte, dal Movimento 5 Stelle. E quindi ecco, questo è il manifesto economico-finanziario del governo Meloni. Vedremo molto presto la sua attuazione.